Salve a tutti, sono Dono Gamer e benvenuti nella seconda parte del doppio episodio in Colombia di Hitman 2. La prima è uscita alcune ore fa, quindi andate a vederla se ve la siete persa o, beh, non capite nulla dell'episodio. Dunque, il signor Rico era allergico ai miei tatuaggi, ma 47 è anche un gran postino e un esperto di troche, sapete? Buona visione! Allora, ho trovato un'altra storia della missione, Amore Immortale. Una vecchia scintilla d'amore è pronta a rinascere, 47, ci ho provato con la tizia, stia buona, con Diana non me ne parli. Hector, il fratello di Rigo Delgado, sta cercando di riconquistare la sua vecchia fiamma, Andrea Martinez. A quanto pare, Hector ha scritto una sdolcinata lettera d'amore, ma sembra che uno dei sicari l'abbia rubata dalla sua stanza durante la festa di ieri notte. Ti consiglio di ottenere quella lettera, 47. Da quello che sappiamo di Martinez, una dichiarazione d'amore di Hector provocherà di certo una reazione. Quindi devo rientrare nella villa, perché me la sono gironzolata letteralmente tutta. Il problema è che c'è sempre qualcuno che rischia di riconoscermi e non sono riuscito ancora a trovare la stanza della sicurezza. Prima o poi la trovo, così, facciamo dalla finestra e tanti saluti, che è molto più semplice. Buongiorno. Ah, eccolo là, ho trovato chi ha la lettera. Effettivamente devo stare attento perché più di qualcuno qui mi può riconoscere e vorrei evitare di fare uno scontro a fuoco quando il 90% di queste persone sono armate fino ai denti. Salve signore, a quanto pare lui viene a assaggiarsi la zuppa. Ah, e zoppica pure, si è fatto malissimo signore, buongiorno. Si sta girando per il lounge bar delle guardie, pure le guardie hanno un lounge bar dedicato. Con bazzette dovunque, che sta casa i soldi abbondano a quanto pare. E il tizio si tira pure una striscia di coca, perfetto, così tranquillo, tanto abbonda da ste parti, non è che ci sono problemi. E per fortuna ho trovato del veleno per topi, oh, era un po' che lo stavo cercando, e ancora cocco. Oh, posso continuare a uccidere le genti col cocco? Ora non mi resta che fare in modo che il cuoco si distragga e correggere un attimino la sua zuppa. L'abbiamo già fatto su Hitman 1, ho fatto un sugo che era orribile, ma vabbè, dettagli. Allora, facciamo un salto nella cella frigorifera, perché ho visto che c'era tipo la macchina del ghiaccio. Sì, in effetti sì. Se l'attiviamo magari farà un po' di casino. Ok, e qualcuno dovrebbe andare a investigare. Non il cuoco che mi serviva, ma intanto ne possiamo stendere uno in effetti. Signore, faccia attenzione, pericolo caduta a cocco! E lui era chiaramente un cocco di mamma. Ok, e adesso lo possiamo spostare qua. Si dia una rinfrescata che fa caldo in sti giorni. Aspetta un secondo, se gli rubiamo il costume, l'altro mi riconosce? In teoria no. Che succede? Ah, è andato a controllare anche lui. Vabbè, allora me la semplifico. Oh no, sì che mi può riconoscere. Dannazione, dannazione, scusi, mi ridia i miei vestiti cortesemente. Faccia attenzione anche lei, ci sono cocchi dovunque. Ma porco cane, ma perché nessuno mi dà ascolto? Vabbè, ok, a posto, chiudi tutto. Il tizio dovrebbe arrivare entro breve e adesso posso un attimino avvelenargli il tutto col veleno per topi, non con l'altro che lo ammazziamo. Oddio, potevo anche fare a meno di usare il veleno, perché tecnicamente non c'è più nessuno qua dentro e lo potevo stecchire all'istante. Vabbè, non importa, un po' di veleno non ha mai fatto male a nessuno. Beh, ci siamo capiti cosa voglio dire, ok, andiamo avanti. Scusi, ma lei aveva il mestolo direttamente nella giacca, da dove l'ha tirato fuori? Ma guarda sto tizio che viene sempre a assaggiare le cose. Devo stare attento perché c'è un signore là che potrebbe vederci. Non so neanche dove sia il bagno più vicino. Com'è? Ci vuole un po' più di carne dentro il sugo? Guardi, ce l'ho io qua la carne. Gradisca, a posto? Ora è abbastanza carne? Il signore dice che c'è abbastanza carne. Scusi, venga con me cortesemente, che poi la gente inciampa sui cadaveri e si fa male e mi arrivano le denunce. Ecco qua, a posto. E adesso possiamo recuperare, beh, l'osso sicuro ovviamente, e la lettera d'amore. Olè! E adesso possiamo consegnare lettera d'amore al complesso della Martinez. In effetti, 47, portati via anche il pranzetto. A posto. Ora devo solo uscire da qua evitando di farmi scoprire. Più facile a dirsi che a farsi. Allora, tanto che siamo in zona, esploro anche l'ultima parte della casa, perché se sono fortunato forse trovo quella boia di cosa di sicurezza. No, è una cavolo di officina. Ah, aspetta che la chiave inglese di tanto in tanto ci serve se dobbiamo aprire valvole o altro. Ok. Ho trovato il garage. Guarda che macchine, SUV, c'ha di tutto sto tizio. Beh, cosa pretendi da un tizio che c'ha letteralmente una stanza per tenere i soldi e non gli stanno neanche tutti dentro? Buono, ragazzi, mi raccomando, continuate a far la guardia, Io vado che c'ho la ciccia che mi attende, calda calda. Ok, posso anche recuperarmi in teoria la pistola, visto che, voglio dire, sono una guardia, in teoria è un oggetto consentito. Cioè, chi non vorrebbe vivere in un posto del genere? Qua che ti pigli il tetano direttamente, qua c'è un cadavere di un tizio, no, il tizio è vivo. Beh, non è messo troppo bene, fino a prova contraria. Ok, ecco qua la villa della Martinez. Oh, oh, quel tizio laggiù mi può riconoscere, ma se io entro da qui... Salve, buongiorno! C'è posta per te, se non la De Filippi. I wouldn't know anything about that. Well, let me enlighten you. Hector Delgado and Andrea Martinez were an item once. Explosive and deadly. Guardi, se mi trovo una paperella vedo come esplode.
Scuti, scuti, mi sta notando suo collega. Porti pazienza, mi metto qua, ok. Ah, e quindi come faccio a entrare? Oh, posso entrare davvero e nessuno dice nulla? Ok, altra telecamera di sorveglianza, dannazione. Quindi mi lasciano entrare in tutta tranquillità. Devo solo assicurarmi che nessuno mi riconosca. Buon salve, buongiorno, sono il postino. C'è anche l'assistente della Martinez. Ma anche no, voglio fare tutto da solo. Intanto mi esploro un attimino la villa. Vediamo se c'è qualcosa che possiamo usare. Il problema è che al piano di sopra c'è un tizio che mi può riconoscere. O lo attiriamo qua sotto con qualcosa, perché se no sono nella M. Vabbè, lanciamo mezza monetina se nessuno vede nulla. Signore, gradisca una bella bracciola. A posto. Direi magari di toglierlo da lì. Vieni con me, ti porterò in bagno perché... Ok, aspetta, veloce prima che entri qualcuno. E voilà. Non so se mi convenga usare uno dei loro costumi da gangster. 47, come sei travestito da gangster? Proprio da miliziano, guarda il 47 miliziano edition. Però sembra tutto tranquillo. Oddio, in verità forse era meglio tenere l'altro costume. Sì, perché lei mi può riconoscere. Buono, sembra che adesso nessuno sospetti di me. Quel tizio laggiù è tranquillo. Oh, la sicurezza, eccola laggiù. Io mi sono girato tutta la villa e alla fine ce l'aveva lei la sicurezza. Ui lalla. Qualcuno sembra che stia progettando degli impianti molto seri. E c'è anche il coso che gli snack. Ok, voglio farmi assumere qui. Allora, buongiorno, sono venuto a consegnare un po' di lattine, così vi rinfrescate. Ho una lattina anche per lei se vuole, gradisca, che l'ho vista un po' stanchina la segretaria. Ok, sembra tutto tranquillo. Ora vediamo di liberarci di tutti loro. La signora ha un brutto aspetto, peraltro. E guardi, si venga a riposare qua dentro e siamo a posto. Eccolo qua, adesso le troviamo anche un bel maschione, così si tranquillizza. Oh, ho fatto casino, il tizio sta venendo a controllare. Veloce. Voi due accoppiatevi, mi raccomando, avrete dei bambini bellissimi. Perfetto, e adesso mi posso distruggere i filmati della sicurezza. Oh, ma guarda, erano nella zona meno protetta della mappa. Ok, non t'avevo visto che eri qua. Mi hai fatto prendere un colpo. Ma sei scemo. Mi hai portato un'arma? Ma quanto non sei gentile. Guarda, quella dopo la prendo io volentieri. Oh, ma guarda chi si vede. Giovannona coscia lunga, buongiorno. Ho una lettera per lei, Aspetti che lei la consegno Miss subito Martins. Ecco qua, questa è per lei, Non le sto guardando la scollatura. E io che ne so, sono il postino. Ok. Buongiorno anche a lei comunque, Qualcuno si è alzato col piede sbagliato. Ma porca di quella porca. Sa che le dico, io me ne sbatto la ciolla e la lettera gliela lascio qua. A posto, voglio vedere se poi non la leggi. Oh, alleluia, 15 minuti che l'aspetto, signorina. Si è fatto il giro dell'intero villaggio. Salve, buongiorno anche a lei. Non faccia caso a me che la sbircio da qua dietro, senza un minimo di rispetto. Guardi che c'è una bella letterina per lei, Io la leggerei, mi sembra importante. E lei l'ha ignorata completamente. Ha ignorato la mia letterina completamente, signorina. Si vergogni. Perché l'ha ignorata? Ma gliel'ho messa lì, ma porca di quella porca. E niente, ho ricaricato la partita. Pare che la quest sia buggato. Probabilmente serve solo per farmi entrare qui. Ma per mia fortuna c'è questo oggetto messo veramente molto male, che rischia di colpire qualcuno, come la povera signora. Ah, ma che sfortunato incidente. Ma che peccato. Ma che peccato, santo cielo. Era una personcina così a modo, una donna così brava nel suo mestiere. Qualcuno si farà male. Già. E vabbè, è stato un piacere, grazie ancora dell'invito. Ma devo ancora andare dal signor Jorge. Cos'è? Perché c'è un buchino qua? Aspetta un secondo. Ho trovato un buchino, sbircio, dai, aspetta un secondo. Oh, salve signore, come va? Ho trovato un guardone, ed è scappato via. Ammetto, non me l'aspettavo, ci sono rimasto malissimo. Buono, direi di uscire da sto posto prima che qualcuno ci riconosca. E dobbiamo trovare il laboratorio di droga del signor Jorge. Allora, vediamo quali storie della missione abbiamo con il signor Jorge. Fatto a metà mi piace. Un po' di sangue sì che non guasta mai. Mi sa che dovremmo addentrarci nella zona dove c'è la piantagione con la droga. Non so neanche se io posso passare in effetti. Porco cane, l'ambientazione è cambiata completamente. Effettivamente qui ci sono i miliziani. Però, se non mi fermano, forse... Ok, visto che sono guardia della villa mi fanno passare, perfetto. Perché c'è un signore con un cappello strano? Chi è sto tizio? Cos'è? Ma cos'è, uno sciamano? È uno sciascemo, mi sa, un altro che sciamano. Sì, questi si fanno di droghe per fare i big viaggi. Ok, no grazie. No, grazie, andiamo avanti che è meglio. Ok, se passo attraverso questo cancello dovrei entrare nella piantagione. Vado di piedi di porco. Piano, 47. Oh mio Dio, guarda che boia di zona.
È diventato Tomb Raider di colpo. Però pare che ancora nessuno sospetti di me che cosa buona e giusta. E io ne approfitto perché sennò qua con tutti i miliziani sarebbe stata difficile. Non riesco neanche a capire io dove buio sto andando. Oh, qualcuno mi può riconoscere in effetti. Ci sono le rane. Perché ci sono le rane in giro? Vabbè. No, tanta gente mi può riconoscere. Dannazione, le parti della storia sono proprio lì. Mi sa che dobbiamo rubare la divisa a uno di sti tizi in modo tale da mimetizzarci meglio. Non è facile, piano. 47. Guarda, una gigantescamente grande piantagione di coca. E vabbè. Vediamo a chi boia possiamo rubare un costume. Se qualcuno viene qua in mezzo, è praticamente fatta. Ci sono i dipendenti e ci sono invece i tizi qua vestiti di, credo sia quel cavolo di coso blu, che magari potrebbero tornarci utili. Allora, qui c'è il cuoco. Signor cuoco, ehi, lei che cucina, che c'ha la roba buona. Tizio, dai, facciamoci lo spinello assieme. Vieni qua. Ci facciamo un bel spinellone. Ah, non ci avrei anche un po' di droga, ma perché non offri mai? Aspetta che spotto il corpo un attimino un po' più in dentro, così nessuno lo nota. E facciamo travestire anche 47. Veloce che le guardie stanno arrivando, perfetto. Direi che nessuno sospetta di me. Benissimo, buongiorno signori, come va? Abbiamo una partita di droga nuoverrima. Guarda 47 che bello metto. Metto secondo che ha... la chiave magnetica. Prendi 47, veloce. E possiamo entrare nel laboratorio. Aspetta che... Tanto che ci siamo, un'occhiata veloce gliela do. Nessuno sospetta di me. Ehi, c'è il tizio, sta arrivando il tizio. Aspetta, mi butto qua nel laboratorio. Laboratorio botanico. Ui la la. Esamina punti di Franco sulla droga. Ok, così sappiamo se ci sono zone segrete o altro. Ok. Salve, buongiorno. Non la vedo messo bene, signor Jorge. Lo stallone bianco? È vero che stava cercando di creare un nuovo tipo di droga, però coi pantaloncini corti e in ciabattone non è molto credibile. Si fidi, signor Jorge. Ok, e vado, quanto è potente sta boia di droga. C'è nulla che possiamo utilizzare qua dentro. Aspetta che ho visto una chiave. Chiave della capanna di Franco, perfetto, ottimo. E qui c'è il fiore velenoso ed emetico, che vuol dire che ci possiamo avvelenare qualcuno. Ok, a posto. Ma bando alle ciance allora. Ora dovrei poter raggiungere i tizi qua e scoprire come triturare il caro buon signor Jorge. Ok, vediamo un po'. Parlate, non fate che caso a me. Ok. Ha perso una scatola di strumenti che stanno per riparare la macchina. Nessun problema, non possiamo fermare la produzione di droga. Perfetto. Il pilota ha perso un pacco di Jorge Franco. Dunque, sembra che il pilota dell'elicottero di Delgado abbia fatto cadere per errore un pacchetto nella giungla. È una scatola rossa che contiene i circuiti per la nuova macchina per la lavorazione della cocaina di Jorge Franco. Sembra che ci sia un forte rischio di incidente sul lavoro, sempre se Franco riuscirà a farla funzionare. È il bello che non si sa come, ma il caro buon 47 sa esattamente dove è il pacco. E la sua pelata, che in realtà è tipo una cosa radar, e quindi riesce a rilevare le cose dalla distanza. Ho trovato una lattina, tante lattine. Però non è il circuito. Dove boia il circuito? 47, usa la tua pelata per trovare l'oggetto. Sembra che lo stiano cercando letteralmente tutti. Ah, mi dice la zona, non mi dice esattamente il punto. Peraltro questo punto della giungla è pieno zeppo di quei fiori velenosi. Ad averlo saputo prima, facevo un bel tè a tutti. Ah, siamo in parte alla capanna del tizio. Ecco con cosa fa quegli schifi di droghe. E questo ci ricollega alla strada da cui sono arrivato. Sì, c'è il villaggio laggiù. Sto gioco è pieno zeppo di scorciatoie, una roba incredibile. Però ancora non riesco a trovare quella cavolo di scatola rossa. Aspetta un attimo, eccola laggiù. Era sulla parte sopra. E ha perso anche un bel po' di albicocche il tizio. Vabbè, prendiamo magari le albicocche che ci tornano utili. Vediamo se con le albicocche riesco a far cadere la scatola. Oh, vabbè, quant'era pesante sta albicocca. Perfetto, ecco perché nessuno la trovava, dannazione. E all'interno abbiamo il circuito stampato, che è caduto sul fango, ma non importa. Buono, ora possiamo riportare il tutto al signor Jorge. Ah, devo stare comunque attento perché qualcuno ancora mi può riconoscere. Dobbiamo entrare all'interno del laboratorio. Aspetta, che c'è anche un lavoratore laggiù. Meglio che resto all'interno dei cosi di cocaina. 47, non sta a prendere campioncini omaggio, mi raccomando. Aspetta un secondo, evitiamo di attirare troppo l'attenzione. La macchina è qua dentro da qualche parte. Oh, aspetta, c'è una guardia laggiù, vedi niente tu. Allora, diamo un'occhiata veloce su tutti i capanni. Grimaldella veloce, 47, nessuno ti vede. Ok, che stanza è questa? Oh, una stanza segreta. La capanna di Franco. Oh,
Ecco perché non dovrei trovarmi qui. C'è un tizio tutto tranquillo, tranquillo. Tizio, che fai? Ma non che stai a ascoltare la musica mentre sul posto di lavoro? Ma non ti vergogni. Ok, perfetto. E questo deve essere il pilota probabilmente, il cretino che ha perso il coso. Ok, vediamo se mi traverso da pilota. Forse posso stare qua dentro. Ah, non posso rubargli il costume perché il pilota è un personaggio un po' unico e Franco probabilmente lo conosce. Allora, aspetta che tanto che siamo qui vedo di rubare un pochettino di informazioni. I progetti della macchina, ottimo, così sapremo come funziona. La chiave magnetica del laboratorio, vabbè, quella ce l'abbiamo già. Quindi mi sa che, ah, eccola qui. Perfetto, però c'è un tizio all'interno che può riconoscerci, dannazione. Vediamo se trovo un modo per entrare. Aspetta, passiamo per la finestra senza un minimo di rispetto. Olè. Io posso stare qui, ottimo, 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 ottimo. Allora, dov'è il tizio? Vediamo se non mi nota. Forse posso ripararla, aspetta un secondo. Erano praticamente in parte a lui. Mi porto a casa un po' di panetti di coca, sapete, tanto che ci siamo. Della serie perché no. Lo faccio solo per scopi scientifici, assolutamente. Possiamo anche mimetizzarmi come operaio. Però devo togliermi l'oro dalle scatole prima possibile. Allora, vediamo intanto di mettere qui il circuito stampato, se nessuno rompe le scatole. Olè, bravo, 47. Ok. C'è tanta gente però. Oh, aspetta che se il tizio si gira siamo nella M. Sì, funziona, mistero, riparata da sola. Wow, come sarà potuto accadere. Guarda Franco come è arrivato. Guarda Franco come è arrivato, adesso che gli funziona la macchina. Tutto felice, felice. Ma come sarà potuto accadere? Ok. Devo trovare un modo per buttarcelo dentro adesso. C'è veramente troppa gente qua dentro. Sta licenziando tutti perché adesso la macchina funziona e non ha più bisogno di loro. No. Non ci credo mai nella vita, Francuccio. Anzi, Jorge. Oh, aspetta, però io adesso sono un intruso, in effetti. Dato che nemmeno io dovrei trovarmi qui. Allora, mi hanno mandato fuori, giustamente, perché il tizio voleva stare da solo. Oh, sei in posizione, è in posizione. Non posso resistere all'impulso. Aspetta un secondo. Faccia attenzione, signore, perché c'è il rischio di caderci dentro. Ah, 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 ok. C'è caduto da solo, chiaramente. Io non c'entro nulla. Ah, che brutto suono. Ma che brutto suono. È morto veramente male il tizio, Ora in un posto migliore, nella propria droga. Se tutti se lo potranno sniffare, ficcare in vena e via dicendo. Oh, sono così contento per lui, se lo meritava. È un uomo che ha dedicato la sua intera carriera alle droghe. Ora dai, 47, hai visto? Tutto è bene, ciò che finisce bene. Quelli che ti avevano fregato li hai trucidati malo malo, come giusto che sia. E oh, senti, l'ultima volta siamo usciti con un elicottero. Stavolta usciamo ancora in grande stile e stavolta proprio non ci ha visto nessuno. Mi si è buggata purtroppo la quest della tizia, ma vabbè, tagli. Olè, arrivederci, troccati, maledetti tossici. 47, dobbiamo trovarci un nuovo spacciatore adesso però, Intoccabile. Di chi parleremo stavolta? Surrey, Inghilterra. Mission status. Columbia assignment successful. Tactical targets neutralized. Militia transport network disabled. Location of primary. E la droga ha anche un sapore strano, ma non sappiamo perché. End message, encrypt and send. Quindi Diana è tornata da Tokyo ed è in Inghilterra stavolta. A chi sta porgendo gli omaggi? Probabilmente è qualcuno che fa parte del passato di 47. Ci inquadrate davanti cortesemente, cameraman. James Barwood. Oh, aspetta, ma Diana allora aveva un fratello? They have to pay for. Quella era quindi la piccola Diana, che ha perso probabilmente il fratellino per una perdita chimica o altro, e i responsabili sono riusciti a farla franca. Diana! Coming! Wow! Hanno fatto fuori i genitori perché stanno cercando di indagare? Oh no! Ok, si sapeva che la madre di Diana era una donna un po' focosa, ma non pensavo una cosa del genere, santo cielo!
Curioso davvero che Diana poi sia finita alla fine a lavorare per gli stessi furbacchioni. Johannesburg, Sudafrica. Oh oh, mi sa che Gray è passato da queste parti. Cosa ha recuperato? Alla ITER, i laboratori della ITER. Signore, lei non farà una bella fine, probabilmente. Oh, ok. Se ne va col botto il tizio. Dai, magari non funziona. Magari l'hanno collegata. No, l'hanno collegata bene. Ok, e il trio meraviglia delle droghe è passato a miglior vita, ognuno in maniera differente, ma quando faremo l'episodio extra dedicato alla Colombia vedremo in quali altri brutali modi 47 riuscirà a porre fine a questa brutta cosa delle droghe. Ovviamente spero che l'episodio vi sia piaciuto, quindi lasciate un bel mi piace e continuare la serie, condividete se ne crescere e noi ci vedremo nel prossimo episodio. Ciao ciao!